Eccoci tornati, siamo nell'intervallo della gara valevole per il quindicesimo turno del campionato di Serie A femminile fra Brescia e Mozzanica. I primi 45 minuti dicono Mozzanica, che hanno sbloccato il risultato dopo 30 secondi con Valentina Giacinti, e abbiamo il piacere di trovare qui in postazione il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio femminile, ovviamente Antonio Gabrini. Salve mister. Salve, buonasera. Che primo tempo ha visto? Beh, sicuramente interpretato meglio dal Mozzanica, perché a parte essere andato in vantaggio dopo un minuto, ha saputo chiudere tutti i varchi difensivi, e ha dato poche possibilità al Brescia di poter avere delle occasioni, direi, limpide. Quindi ha interpretato molto bene, perché si è chiuso nella propria metà campo nei momenti di difficoltà, e devo dire una buona prestazione da parte del Mozzanica. Però ci sono ancora 45 minuti, il Brescia sicuramente ha tenuto molto più palla, ma questo non vuol dire che poi chi tiene più palla poi è la migliore. E da quello che si è visto appunto nel primo tempo, il Mozzanica è stato bravo a giocare fino a questo momento questa partita. Mister, siete tornati da pochi giorni dall'impegno a Cipro, alla Cyprus Cup, terzo posto, un risultato che mancava da diverso tempo, il miglior risultato sostanzialmente sì, della nazionale in questa manifestazione. Però c'è un pochino di rammarico per le occasioni sprecate, per le occasioni non riuscite a realizzare contro Beh, il rammarico è il fatto che comunque le ragazze ci siamo resi conto che potevamo sicuramente giocarci la finale, e un gol al 94esimo contro l'Irlanda, preso al 94esimo, ci ha condannati a fare la finale per il terzo e quarto posto. Poi anche un po' la sfortuna contro l'Austria, che poi ha vinto il torneo, dettata da traverse, pali e occasioni sprecate. E quindi ci rammarichiamo di questo fatto, ma per noi era importante vedere le condizioni fisiche delle ragazze in questo momento in vista delle prossime qualificazioni europee, e devo dire che la risposta è stata sicuramente positiva. Qualificazioni europee, impegni che ci saranno prossimamente, due partite da non fallire, possiamo dire. Beh, due partite sicuramente, la prima quella più difficile e complicata, perché contro la Svizzera, che praticamente è la prima del girone. Però siamo fiduciosi, vedo che le ragazze comunque hanno una grande motivazione, hanno voglia di rifarsi dalla sconfitta dell'andata, e poi dopo andiamo a giocarci questa partita convinta di poter far bene, per poi dopo affrontare l'Irlanda in casa, soprattutto a Reggio Emilia, che poi sarà la sede della finale Champions League, cercando di fare fin da subito un buon risultato. Perfetto, grazie al commissario tecnico nazionale Antonio Gabrini.